Salve a tutti cari lettori, benvenuti o bentornati qui sul canale. Io sono Olga e voi state guardando una lettrice in viaggio. Oggi siamo qui, come sempre, per recuperare in tutta fretta gli appuntamenti dell'autore del mese che i mesi scorsi non vi ho potuto caricare per i motivi di cui vi ho detto nel video perché sono sparita. Oggi in particolar modo omaggiamo quello che sarebbe dovuto essere l'autore del mese di luglio, quindi dai, non è passato tantissimo tempo, e due libri molto particolari, uno dei due in realtà è una rilettura e vi spiegherò poi perché, quindi partiamo subito. Inizio a fare queste introduzioni e poi mi perdo e quindi dico vai, tagliamo la testa al toro e andiamo dritti al sodo. Prima di incominciare vi ricordo però tutti i canali social dove potete seguirmi, di mettere mi piace al video e di attivare la campanellina così da non perdere nessuna novità. Allora, l'autore del mese di luglio è stato forse fra tutti quelli che piano piano vi sto caricando quello credo forse più facile per me, perché appena all'epoca stilai la classifica mi resi subito conto di quale autore mi piaceva all'interno di tutti questi qui e quindi insomma è stato da un lato gioco facile ma non proprio, perché come vi dicevo fra questi c'è una rilettura. Allora, tra gli eventi avevamo i 60 anni di Tom Cruise, i 160 di Klimt, i 200 anni di Mendel, i 75 anni di Camilla Parker Bowles, quindi sia inizio gennaio, o meglio anche se già l'anno scorso come me avete iniziato a leggere cose sulla famiglia reale inglese, come vedrete e come vedrete anche l'anno prossimo, praticamente ogni anno c'è stato un compleanno importante, quindi dalla regina Elisabetta con i suoi 95 anni, fino praticamente abbiamo festeggiato chi ha voluto Meghan Markle, Lady Diana, Kate a inizio gennaio, William a giugno, ad agosto, a luglio Camilla e poi ci sarà Carlo, quindi praticamente potete farvi tutta la famiglia reale e scoprire tutto su di loro. Ma detto ciò, che non c'entra praticamente nulla con ciò che vi volevo dire, tra gli altri eventi a luglio c'è stato un anno fa, ci ha lasciato Raffaella Carrà, vi avevo anche visto i 30 anni di Paolo Borsellino, quindi insomma anche eventi di cui hanno parlato sostanzialmente in televisione e che quindi insomma rendono la rubrica dell'autore del mese secondo me ancora più bella e interessante. Ma in realtà la mia scelta è caduta su due personaggi in qualche modo legati tra di loro, ma come vedete non del tutto, e voglio partire sia per ordine cronologico e sia perché poi è stato il motivo fondante per il quale io ho letto l'altro libro. Insomma, non tiriamola per le lunghe, partiamo dall'omaggiare 180 anni dalla morte di Maria de' Medici. In questa biografia dell'edizione del Corriere della Sera, I protagonisti della storia, scritta da Stefano Tabacchi, che appunto è una biografia che io ho comprato tanto tempo fa insieme anche a quella su Erode di cui vi ho parlato nel video su Gesù, oppure quella di Carlo V, quindi purtroppo non so se sia ancora acquistabile sul sito web, però magari potete provare a farne richiesta, a vedere, adesso non ricordo precisamente. Io all'epoca feci un grande mega ordine e mi arrivarono tutti questi libri. Perché all'epoca scelsi Maria de' Medici? Perché io, dove vedo il cognome de' Medici, lo sapete, no? Mi si accende una lampadina, anche se leggo Firenze proprio in automatico. In questo caso però mi colpiva perché rispetto alle altre biografie che fanno parte della collana, c'era anche una su Lorenzo il Magnifico, vabbè, l'avrei potuta comprare così da risolvermi l'autore del mese di aprile dove vi ho parlato di Alberto Angela, e beh, non fa niente, vedi, le cose vanno in un certo modo. Detto ciò, in realtà, però, perché ho scelto questa qui di Maria de' Medici? Perché tra i tanti protagonisti della storia della famiglia de' Medici, diciamo, particolarmente noti e importanti, abbiamo Lorenzo, abbiamo Caterina de' Medici, però Maria, secondo me, è quella che è passata veramente sia nella storia, diciamo già più o meno al tempo, sia ovviamente nei secoli a venire, molto in sordina, perché appunto sempre oscurata dalla figura di Caterina de' Medici. In realtà Maria è stata una donna, secondo me, straordinaria da un certo punto di vista, che si è ritrovata appunto a diventare la seconda regina
di Francia che la famiglia dei Medici è riuscita a dare appunto al trono francese. Allora, Maria dei Medici, adesso è passato un po' di tempo da aver letto questo libro, quindi sicuramente tanti dettagli mi sfuggiranno. Però vi posso dire sicuramente che chiaramente è nata nella famiglia dei Granduchi di Toscana. In particolar modo ha perso sua madre, Giovanna d'Austria, molto giovane, mi pare lei avesse solo 5-6 anni o intorno ai 9 anni, insomma non veramente moltissimo. E suo padre è il Granduca di Toscana che poi ne approfitterà forse della morte della moglie per sposare la sua amante Bianca Cappello. Dopo poco però sia il padre sia la Bianca moriranno in circostanze misteriose, si dice probabilmente a Berlino. E se riesco a trovarvi un documentario fatto proprio in Italia su questo aspetto dell'avvelenamento dei Medici, provo a lasciarvelo da qualche parte, però non devo cercare perché vi ricordo che fu molto molto bello. E praticamente lei viene presa sotto l'ala protettrice di un altro zio che diventerà poi diciamo il successore del padre, e lo zio effettivamente le darà quell'amore, quell'affetto che né il padre né la madre purtroppo, che era morta di parto, le avevano potuto dare. Quindi comincia a diciamo sia a curare l'aspetto emotivo di Maria quanto l'aspetto più diciamo istruttivo, in cerca quindi di farle avere tutta la preparazione del caso affinché possa diventare un erede, una potenziale erede diciamo sposa, una potenziale sposa di qualche importante sovrano, però mai si sarebbero aspettati del sovrano di Francia, che è infatti il marito di Maria dei Medici. Lo conoscete sicuramente, anzi conoscete lui, il figlio, ma non lei. Sto parlando di Enrico IV. Se ricordate, a un certo punto a scuola studiate il periodo degli Ugonotti e dei Cattolici in Francia, le guerre di religione, studiate della notte di San Bartolomeo e di Caterina de' Medici e di questo re Enrico IV che a un certo punto cambiò schieramento, ora cattolico, ora protestante, pur di diventare re, e che è divenuto celebre per la sua frase "Parigi va bene una messa", cioè non importa quale sia insomma la religione in questione, basta raggiungere uno scopo. Enrico IV infatti aveva già intorno ai 40 anni, 40-50 anni, quando sposa Maria de' Medici, che ne aveva solo 25, però perché? Perché la sua prima moglie non era riuscita a dargli dei figli, quindi si erano in qualche modo separati di comune accordo, e questa è una cosa molto interessante, e lui decide di sposare proprio Maria, che quindi fa un viaggio enorme da Firenze, lascia Palazzo Pitti per andare a vivere in Francia, e si sposa appunto con Enrico. Hanno subito un figlio, cioè il futuro Luigi XIII, però Enrico si dimostra ben presto un marito non solo diciamo attaccato alla politica, alle guerre, ma anche ad altre donne. E infatti Maria subito dovrà affrontare una celebre amante del marito, una tra le tante, e quindi si creeranno tra le due insomma delle schermaglie anche a carattere politico su chi dovesse sia prendere il cuore di Enrico, se contasse in qualche modo prendere il cuore di un sovrano, ma soprattutto prendere il potere che Enrico esercitava. E quindi all'interno di questa biografia viene raccontata tutta la parabola di Maria dei Medici. Io sono partita dall'inizio, ma la vita ovviamente continua. E la cosa che più mi ha stupito scoprire all'interno di questo libro, che stupirà anche voi, poi capirete anche perché, è scoprire che il famoso cardinale Richelieu arriva al potere grazie a Maria. Cioè praticamente Maria a un certo punto lo nota, diciamo, tra tutti i dignitari di corte, e incominciano ad essere sostanzialmente alleati, cioè Maria che permette a Richelieu di fare la sua scalata al potere, ma a un certo punto Richelieu le fa le scarpe praticamente, e quindi Maria insomma. E questa è una cosa che non conoscevo, non ho mai approfondito, dico la verità, quella di Richelieu, però non pensavo che Maria avesse avuto un ruolo comunque così importante nella sua vita e nella sua scalata al potere. Quindi, insomma, sono tantissimi i personaggi che Maria conosce, e l'aspetto che mi è piaciuto di più di questo libro è l'aspetto ovviamente privato, perché come sapete, quando io leggo una biografia cerco sempre di trovare la persona dietro al personaggio. Quindi l'aspetto privato qui emerge molto bene, e soprattutto anche però l'aspetto politico, quindi riesce a farvi capire, anche con una precisione di dettagli, devo dire veramente notevole, riesce a farvi capire quale sia stato il ruolo di Firenze, della città di Firenze nell'Italia del tempo, poi di Firenze come potenza italiana in relazione alla Francia. Poi del ruolo della Francia rispetto alla Spagna e al Sacro Romano Impero in Europa. Cioè è anche un modo per ripetere un po' la storia, che secondo me non fa mai male. In particolar modo Maria esce fuori come una donna che, pur avendo avuto un'infanzia difficile,
Alla fine però è riuscita a ritagliarsi un suo ruolo nel mondo e nella corte francese e agli occhi anche dell'opinione pubblica internazionale, diciamo, del tempo. Al punto che in certi momenti è stata capo della fazione opposta che l'aveva momentaneamente esiliata da Parigi, cioè praticamente il figlio, quindi si mette contro suo figlio per provare a tornare a Parigi in Francia. Luigi XIII non è l'unico figlio che lei ha, ne ha avuti anche altri, ve ne dico due: Enrichetta, che è diventata poi moglie di Carlo I d'Inghilterra e che ritrovate nei 20 anni dopo di Alexandre Dumas padre, e Gastone, che si dice fosse il suo figlio prediletto. E all'interno del libro ci si sofferma anche su un aspetto, cioè Maria in qualche modo si dice che non sia stata una madre particolarmente amorevole, motivo per cui Luigi XIII ne avrebbe sofferto e poi negli anni, quando si liberò della reggenza della madre, in qualche modo le fece pagare, no? Questo non essere stata così docile e dolce con lui. In realtà l'autore ben sottolinea, prima di tutto, che comunque all'epoca dobbiamo considerare che il rapporto madre-figli in generale, genitori-figli, soprattutto nelle famiglie nobiliari, era profondamente diverso da quello che è il rapporto di oggi. E secondariamente, quindi, a volte c'era proprio una separazione fisica tra i genitori e i figli, nel senso che vivevano in ale separate dei castelli, cioè non era la stanza accanto, erano proprio, non so, uno a est e uno a ovest, e se il palazzo era molto grande, insomma, le occasioni di vedersi erano poche. Però allo stesso tempo emerge il fatto che Maria ha cercato effettivamente di essere la madre migliore, secondo me, con quelle che erano le sue potenzialità, le sue possibilità del tempo, e secondo me alla fine ci è riuscita, cioè Luigi XIII aveva ben altri problemi, ma per problemi suoi, secondo me, non per problemi, insomma, della madre. Però è interessante anche vedere questo legame, insomma, tra i tre personaggi, Luigi XIII, Richelieu e Maria de' Medici, e quindi a me è una biografia che mi piaceva veramente tantissimo. Ho cominciato a guardare una serie di documentari in francese, chiaramente, su Maria de' Medici, magari ve ne lascio qualcuno giù in info box, però purtroppo la sua vita non finisce bene, perché alla fine lei è costretta nuovamente a lasciare la Francia per la seconda volta, questa volta in modo definitivo, in qualche modo, incomincia a girovagare per le varie corti d'Europa alla ricerca di ospitalità, ma nessuno l'accoglie, perché nessuno, insomma, a un certo punto si rendono conto che lei può diventare un'arma politica, no? Un po' complicata da gestire. Infatti il genero Carlo I voleva accoglierla in Inghilterra, poi cambia idea, e visto poi come gli sono andate le cose, insomma, non so se forse la presenza di Maria avrebbe permesso alla storia di andare in una direzione diversa. Come però a Colonia, in Germania, ospite di un pittore, di cui adesso però mi sfuggono, un pittore importante, dovrebbe essere o Rubens o Van Dyck, credo probabilmente il secondo, ma non sono sicurissima. Comunque, insomma, quindi lei diventa una donna importantissima nella sua epoca, una donna che prova con quelle che erano le sue conoscenze a salvaguardare la Francia, e l'aspetto politico di Maria, le sue capacità politiche, da questo libro emergono in modo molto evidente. Quindi è una biografia che vi consiglio, che a me è piaciuta tantissimo, perché è una biografia, secondo me, calibrata al punto giusto tra l'aspetto privato, quello politico, quello storico, e anche, diciamo, con delle spiegazioni ad alcuni aspetti della storia politica francese che noi di solito a scuola studiamo, ma che a volte sono solo un trafiletto. Purtroppo quando a scuola vi lasciano un rigo, c'è tutto un mondo dietro che voi dovreste conoscere per comprenderlo meglio, e io credo che la figura di Maria de' Medici da questo punto vi aiuti veramente tanto. Adesso passiamo al secondo libro, perché chiaramente Richelieu, Luigi XIII, subito dico, no, e io, cioè tra gli eventi Alexandre Dumas padre, 220 anni, che già ho mangiato l'anno scorso col tulipano nero, però lo sapete, dove c'è Dumas ci sono io, e in qualche modo mi sono detta, perché non rileggere I Tre Moschettieri? Tempo fa, infatti, realizzai un video in cui vi parlavo di 5 libri di cui non ricordavo assolutamente nulla, pur avendoli letti, e tra questi c'erano proprio I Tre Moschettieri, e quindi mi sono detta, approfittiamo e soprattutto vediamo il personaggio di Maria de' Medici come viene raccontato da Dumas. Allora, le cose sono andate in due direzioni. La prima, ve la dico subito, il personaggio di Maria de' Medici, questo mi ha molto stupito, all'interno dei Tre Moschettieri non lo trovate proprio. Viene citato, mi pare, solo 2 volte, ma non è assolutamente un personaggio che Dumas usa ai fini della storia. Questo mi è dispiaciuto tanto, a distanza di tempo non mi ricordavo praticamente della sua assenza, però è chiaro che in quel contesto Alexandre Dumas vuole porre l'attenzione di più su Richelieu, su Luigi XIII, ovviamente. Quindi non è anche giusto in qualche modo che la madre non sia così centrale. Devo però verificare se abbia scritto qualcosa anche sul periodo precedente, perché
forse lì è diverso. Però ovviamente quando c'è Alexandre Dumas, quando ci sono le avventure dei tre moschettieri, io non posso ovviamente non leggerle e me ne sono ancora una volta innamorata. Soprattutto questa volta ho deciso di leggere all'interno del libro, a proposito, il libro è questo qui, però siccome pesa un accidenti, voi vedrete la copertina perché altrimenti mi distruggo il polso. Una cosa che ho fatto questa volta è stata però leggere l'introduzione del professor Francesco Perfetti, famoso storico, e questo mi ha molto stupito, e anche di leggere la biografia. Io di solito quando leggo dei libri non leggo mai le introduzioni perché puntualmente mi svelano parti della storia che è bene non sapere in anticipo. Invece questa volta ho deciso di rileggere, in qualche modo, di leggere la parte iniziale dedicata alla biografia di Alexandre Dumas per comprendere qualcosa in più su questo personaggio. Era un uomo molto, veramente con una vena artistica straordinaria, ha scritto veramente tantissimo, oltre ai grandi romanzi, ha scritto anche tantissimo per il teatro, anzi ha iniziato proprio con il teatro per poi raggiungere insomma il grande successo con i tre moschettieri. E all'interno del libro c'è una parte dove il figlio, Alexandre Dumas figlio, a distanza mi pare di un paio di anni dalla morte del padre, gli scrive una lettera in cui gli dice: guarda, una delle ultime volte che ci siamo visti e tu non stavi già bene, tu mi hai chiesto se un giorno le persone si ricorderanno di te. E il figlio gli scrive: bene, ora posso dirti, sono passati mi pare 5 anni, ora posso dirti che le persone ancora si ricordano di te, che quello che hai fatto è stato veramente incredibile e resterà nei secoli. Ed effettivamente ha avuto ragione. Quindi mi è piaciuto anche molto scoprire questo aspetto privato tra padre e figlio. Vi racconto ovviamente brevemente i tre moschettieri, se non avete insomma mai letto questo libro. Tutto inizia con D'Artagnan, che in realtà è un ragazzo della Guascogna che, grazie alla raccomandazione del padre, vuole cambiare vita e vuole andare a Parigi e diventare moschettiere del re. Per una serie di coincidenze fortuite, lui praticamente nell'arco di 1 o 2 giorni riesce a ottenere un duello con tutti e tre i moschettieri del re, Athos, Porthos e Aramis, e che praticamente si incontrano tutti e tre nello stesso momento, allo stesso orario. Vi ripeto, qua sono stati, qui sono molto belli i dialoghi in questo libro, e alla fine decidono di fare tre D'Artagnan tra di loro, quindi sono i tre moschettieri, ma in realtà ne sono 4. E su questo l'introduzione spiega che effettivamente Alexandre Dumas disse vicino all'editore, praticamente il titolo doveva essere Athos, Porthos e Aramis, ma l'editore disse: no, non funziona perché questi nomi alla greca non piacciono al pubblico, scrivi tre moschettieri. E fa Alexandre Dumas: sì, però in realtà ne sono 4, quello che diciamo tutti noi. E l'editore fa: sì, lo so che ne sono 4, ma 4 suona male, quindi resta 3 e va bene così, non ti preoccupare. Effettivamente, insomma, le ragioni di marketing in questo caso hanno avuto successo. Quindi il nostro D'Artagnan entra a far parte dei moschettieri del re, Luigi XIII, quindi entra in contatto con Luigi XIII, con Richelieu e con Anna d'Austria, che praticamente è la madre e la moglie di Luigi XIII, e nella biografia si racconta anche tutto l'aspetto matrimoniale, il ruolo di Maria nel matrimonio del figlio. Insomma, cominciano a vivere una serie di avventure. Perché? Perché Richelieu, insomma, ha insieme a un altro personaggio cattivo, Milady, che si scopre essere legata ai tre moschettieri, ma non vi dico come se non l'avete mai letto, e che poi viene a uccidere il duca di Buckingham, che è l'amante di Anna d'Austria, insomma, sempre per questioni Inghilterra-Francia, sempre per questioni politiche. Insomma, i nostri moschettieri si ritrovano invischiati in tutto questo grande mistero, e quello che io ho amato di più sono i dialoghi, ovviamente, molto veloci, molto dinamici. Diciamo, non è un libro che lascia molto spazio alle riflessioni come nel Conte di Montecristo, ma è molto più dinamico, sebbene ci siano invece delle parti molto belle, molto insomma profonde anche qui. E mi è piaciuto soprattutto perché io di questo libro appunto non mi ricordavo niente, quindi è stato come rileggerlo per la prima volta, e mi è piaciuto tantissimo, mi ha veramente tenuto compagnia. Leggevo, non so, 100-200 pagine al giorno. Ovviamente Alexandre Dumas non mi delude mai, è sempre il mio scrittore preferito da questo punto di vista. E ripeto, mi è piaciuto perché in qualche modo ho visto il ruolo della storia, di come Dumas interpreta la grande storia per scrivere i suoi romanzi. Quindi se vi piace l'autore, ovviamente vi consiglio di leggere questo libro. Non è, diciamo, storicamente super attendibile, nel senso che ad esempio un evento celebre come l'assedio della Rochelle, l'autore lo anticipa di, mi pare, qualche mese o qualche anno, ma voglio dire, piccole cose. Però se lo leggete in associazione con la biografia di Maria de' Medici, potete rendervi conto, diciamo, un po' di questi contrasti, che però ovviamente non sono veri e propri contrasti, ma semplicemente differenze dovute a ragioni narrative.
Però è stato un libro veramente magnifico. Io mi sono innamorata, questa volta più di D'Artagnan, devo dire la verità. La prima volta ricordo che il personaggio che mi colpì e che ancora mi ha colpito è stato quello di Athos. Però in qualche modo, in questo caso, ho anche amato molto la figura di D'Artagnan, perché D'Artagnan è il giovane, no? Pieno di sogni, pieno di speranze. Invece Athos è il padre, e questo moschettiere già adulto, che in qualche modo diventa per lui un padre. Quindi diciamo che mi piace molto la loro coppia, e poi chiaramente io quello che amo di Alexandre Dumas è il suo modo di tenere le fila di tutta la storia. Peraltro ho scoperto che molto probabilmente lui scriveva, anche ovviamente a ragion veduta, con degli aiutanti, quindi mi è venuta poi la curiosità di provare a capire quali parti abbia effettivamente scritto lui e quali invece erano state affidate a degli aiutanti per completare, no, più velocemente il capitolo da pubblicare. E questo secondo me è anche un aspetto interessante che probabilmente approfondirò in futuro. Quindi il suo modo, insomma, di tenere insieme i vari indizi, le varie, quello mi piace ogni volta, mi stupisce ogni volta e fa di lui, diciamo, uno dei miei scrittori preferiti. Quindi questo video è finito. Io sto sudando nel frattempo, che qui fa un caldo che si muore. Io vi ringrazio per essere stati con me e noi ci vediamo prossimamente. E ricordate che la lettura sia sempre con voi. Ciao!